All'assalto dell'ambasciata belga al Cairo hanno risposto gli studenti e le popolazioni del Belgio, attaccando le sedi diplomatiche e consolari della Repubblica Araba Unita in quasi tutto il paese, da Bruxelles a Gand, da Caen a Lovagno. La manifestazione di protesta è stata particolarmente violenta nella capitale belga. Nonostante l'imponente servizio di sicurezza, intervenuto con estrema decisione, gruppi di studenti belgi hanno condotto la loro azione a fondo, rilanciando candelotti fumogeni contro le forze dell'ordine e resistendo con bottiglie, sassi e bastoni. L'ormai classica azione degli idranti è riuscita solo a fatica a spegnere l'ardore dei dimostranti. Sono stati operati numerosi arresti e la giornata si è conclusa con l'immancabile bilancio di feriti e contusi.